Quello di Nicola Citro potrebbe essere il profilo più adatto per l'Avellino. Tra le tante trattative di mercato, quella con l'attaccante del Frosinone potrebbe essere decisamente brillante e vincente. Parola di Tullio Calzone, il giornalista del Corriere dello Sport, ne è convinto. Citro potrebbe essere l'arma in più per i biancoverdi. L'acquisto di Citro, per esempio, è un giocatore che per la categoria sicuramente è un valore aggiunto, peraltro il Espresso, poi lui è campano, è salernitano, lo abbiamo visto molto bene all'epoca del Trapani, quest'anno a Frosinone ha giocato a sprazzi, però insomma quando ha giocato si è visto che è un giocatore di categoria. Paradossalmente i guai societari di molte società di B potrebbero rendere decisamente interessante questa sessione di mercato, mettendo su piazza calciatori di alto profilo. Abbiamo visto che per esempio la mancata iscrizione del Cesena ha offerto la possibilità di prendere alcuni elementi importanti. La stessa cosa dovesse capitare, diciamo, un inasprimento delle sanzioni sul Foggia, si vedrebbero scenari diversi. Lo stesso discorso che riguarda il Parma, ovviamente, sono questioni aperte che fa bene l'Avellino a temporeggiare, perché potrebbero esserci tutta una serie di elementi che in A non giocherebbero titolari e che in B invece sarebbero dei giocatori importanti. Sul fronte societario l'Avellino ha molto da lavorare. Secondo Calzone, l'ingresso di un socio come Tedeschi potrebbe rappresentare una svolta, nonostante tutto. Sicuramente i limiti strutturali dell'Avellino sono dati anche da questa incapacità dell'attuale governance della società di andare oltre, cioè, appunto, certi limiti. Quindi sicuramente avere un socio forte, poi tra l'altro un socio che viene dal calcio come Tedeschi, potrebbe, nonostante un passato abbastanza ingombrante, potrebbe dare slancio a una società che abbiamo visto che in questi anni, pur tornando in Serie B e pur partecipando alla Serie B, spinta dalla sua gente che è sempre molto appassionata e numerosa, comunque non è andata oltre certe situazioni. Cioè, bisogna avere la possibilità di avere forza economica, di avere capacità progettuale, e questo lo si può avere se uno sta alla testa appunto sull'aspetto tecnico. Se poi deve trovare qua e là risorse per mettersi in regola, è chiaro che poi il progetto sicuramente ne esce indebolito.